Buondì ragazzuoli, secondo appuntamento della Games Week, quest'oggi con Adriano Bizzocco di Adventure Productions. Esatto, un saluto a tutti gli amici di Spazio Games. Che oggi ci parla della sua lineup, che è anche una lineup molto interessante, perché comunque tu non solo porti titoli di nicchia, ma anche roba di Daedalic e comunque di case abbastanza rinomate. Sì, esatto, noi di Adventure Productions come distributore italiano abbiamo, diciamo, intrapreso un bel rapporto di collaborazione con Daedalic e con altri sviluppatori anche europei, per cui oggi annunciamo un po' quelle che sono le uscite del 2015 e ribadiamo un po' quelle che sono le uscite di questo Natale. No, perché se me le elenchi finiamo subito e basta, poi sono fregato perché non so più cosa dire. Assolutamente. Quindi inizia pure da quello che vuoi, perché comunque hai un bel po' di progetti da presentare. Sì. Allora, guarda, io ne ho approfittato proprio per portare il nostro catalogo, anche stampato, insomma, in cui appunto annunciamo quelli che sono i titoli in uscita per il 2015. Tu citavi Daedalic, e noi ad esempio abbiamo in uscita nel primo trimestre 2015 uno dei titoli più attesi sviluppati da Daedalic, che è il seguito dell'acclamatissimo, giustamente, di cui The Whispered World, che è Silence, che avevo visto da Daedalic ad Amburgo, e graficamente è qualcosa di meraviglioso da vedere, è davvero bello a livello stilistico. Beh, loro hanno una direzione artistica che secondo me è una delle migliori in questo momento nel panorama degli sviluppatori di adventure e non solo, e in Silence si sente tutta. Sì, no, sono fuori di testa più che altro perché è programmato con Unity, che è un che è chiaramente un motore molto flessibile e accessibile, però non è facile da usare in modi particolari, e con Silence hanno fatto questa specie di strano misto tra acquerello e grafica 3D, che è incredibile da vedere. Ha fatto veramente un gran lavoro. La prima avventura era anche molto bella a livello di trama, perché loro hanno degli ottimi scrittori, anche con Deponia e cose così. Se si mantiene sullo stesso livello, per gli amanti del genere sicuramente è da dargli un'occhiata. Diciamo che noi siamo molto orgogliosi di portarlo in Italia, in italiano ovviamente. È disponibile per PC e per Mac. La localizzazione sarà sottotitolato o parlato? Sicuramente sarà sottotitolato, insomma, poi per il resto vedremo gli annunci in itinere. Poi sempre da Daedalic avremo in uscita altri due titoli, altre due avventure punta e clicca molto carine, queste che hanno un'impostazione grafica 2D da illustrazione a mano. Una si chiama The Devil's Man, di cui ancora i dettagli sono pochini, però insomma con il passare dei mesi nel 2015 vedremo di diffondere un po' di immagini, un po' di footage video. E l'altra invece, che uscirà in versione internazionale digitale prima di Natale, però in italiano con noi in retail a inizio 2015, è Randall's Monday. Ah, sì. Che è un'avventura che a nostro avviso farà contenti tutti i fan dei Griffin. Perché ha uno stile molto demenziale. Sì, molto demenziale, è uno stile artistico che richiama molto quel tipo di prodotto, ed è nella definizione che Daedalic ha dato, è un'avventura point and click invece che click, quindi perché è molto orientata agli appassionati di videogiochi e in generale, insomma, di cultura anni 80 e 90. Ho capito. E per l'avventura punta e clicca ne avete altre sempre lo stesso genere? O? Sì, allora abbiamo un altro titolo molto atteso, ed è un altro seguito di un altro titolone che ha fatto faville qualche tempo fa, ed è il seguito di The Book of Unwritten Tales, questa volta sviluppato da KingArt Games. Anche questo lo faremo uscire a inizio 2015 in italiano. Ok, perfetto. Poi hai portato due titoli piuttosto importanti. Guarda, rimanendo in tema di Daedalic, diciamo, noi siccome non ci limitiamo solo alle avventure grafiche, anche se quelle sono un po' la nostra passione, abbiamo fatto uscire per questo Natale Blackguards, che è un GDR tattico sviluppato appunto da Daedalic, GDR tattico quindi a turni, con un, diciamo, un sistema di regole, di meccaniche molto corposo. Sì, l'ho recensito io, non mi è dispiaciuto affatto Blackguards. Certo, è chiaro che l'hanno sviluppato con grande furbizia, perché è molto complesso, ha una bella trama, però chiaramente non avevano le risorse delle case giganti, quindi non hanno potuto fare un open world. Si sono basati molto sul fattore del combattimento strategico con varie mappe,
e è tutto gestito attorno a quello e allo sviluppo dei personaggi. È molto ben fatto, specialmente se si considera che credo sia il loro primo GDR. Sì, diciamo il loro primo esperimento al di fuori, diciamo, del perimetro delle adventure, però è un esperimento che non resterà da solo, perché tra i titoli che noi abbiamo in lineup per il 2015 c'è appunto anche il seguito di Black Hearts. È vero. Che sarà ancora più curato dal punto di vista, certo, naturalmente grafico, ma anche dal punto di vista delle meccaniche. Diciamo, loro hanno fatto tesoro di quelli che erano un po' magari qualche limite o qualche possibilità in più verso cui, certo, potersi spingere. Assolutamente sì. E poi niente, Black Hearts 2 in arrivo. Sì, poi insomma abbiamo quello che è un po' anche, diciamo, il nostro orgoglio, ecco, per il nostro Natale, vedendo un po' quelli che sono i voti raccolti in giro per il globo, ed è Endless Legend, che è questo strategico a turni che ricalca un po' quello che è il gameplay tipico di Civilization, però introduce degli elementi di novità che, insomma, non sono secondari, a cominciare dallo stile grafico, ma anche dal punto di vista delle meccaniche e della complessità, insomma, del gioco. Ed è un titolo che merita davvero tanto. Esatto, intanto Lore sta facendo vedere dei filmati appunto del gioco. Sì, la cosa che a me piace sempre far notare, Luca, è che gli sviluppatori, che sono questi francesi di Amplitude Studios, a mio avviso hanno mutuato un po' quello che è un po' lo spirito dei giochi di ruolo da tavola. Cioè, c'è questo pianeta che è il vero protagonista del gioco, non le fazioni ma proprio il pianeta, volendo, che è rappresentato un po' come se fosse un tabellone di gioco, no? In rilievo, con questi elementi sopra che fanno un po' pensare ai giochi da tavolo, ed è un po' anche lo stile, se vogliamo, che abbiamo imparato a conoscere nella sigla di Game of Thrones. Non so se tu sei un fan, sì, come no, me. Penso che l'abbiamo vista tutti quella, sì, sigla. Sì, sì. Comunque... richiama un po' lo stile grafico di quella sigla, e naturalmente introduce una serie di meccaniche molto interessanti. Ci sono 8 fazioni, ogni fazione impone un approccio al gioco che è completamente diverso, certo. C'è la gestione di diverse risorse, non ci sono elementi, nonostante sia un gioco fantasy, non ci sono elementi fantasy abusati, c'è molta creatività dietro, c'è molto, certo, ingegno messo dagli sviluppatori. Ti volevo fare una domanda riguardante il mercato, fondamentalmente. Sì. Molti dei titoli che voi curate sono generi che sono un po' spariti dalla circolazione, perché ad esempio di avventure grafiche a punta e clicca se ne vedono sempre meno, strategici a turni e GDR vecchio stile, anche quelli stanno scomparendo, no? Però sono di una nicchia. State puntando sulla qualità chiaramente, ma state puntando anche a conquistare una fetta di pubblico ben precisa, ampliandovi pian piano in queste zone ancora quasi tralasciate del gaming in generale? Guarda, io ti devo dire, noi abbiamo notato che questi generi sicuramente sono scomparsi, o comunque progressivamente sono ridotti nella fascia delle produzioni magari AAA, però c'è un fermento particolare nel mondo indie, o comunque nel mondo degli sviluppatori che sono in crescita, magari che non hanno una dimensione particolarmente grande, e noi da quell'universo cerchiamo di pescare il meglio e di portarlo comunque a una dignità di prodotto a livello distributivo alla pari dei titoli, insomma, di produzioni maggiori. E in questo devo dire che i giocatori italiani ci premiano, perché comunque è ormai qualche anno che facciamo questo tipo di attività, certo, e stiamo ampliando il catalogo, no? Verso altri generi, appunto, certo, e anche verso altre piattaforme nel prossimo anno. C'è un titolo che vi ha dato particolari soddisfazioni sul nostro mercato? O... Guarda, se ne devo citare uno, guarda, te ne cito due telegraficamente. Uno ci ha dato soddisfazione sicuramente dal punto di vista del mercato, ed è della serie di Black Mirror, che è una serie punta e clic che ha avuto molto successo in Italia e in Europa, e quando l'abbiamo portata a scaffale in Italia, insomma, è stata recepita molto molto bene. E poi dal punto di vista dell'affetto, ti dico, noi abbiamo esordito facendo nel lontano 2007 una riedizione di Gabriel Knight 2, ed è stato il nostro punto d'inizio, e quella è quella che ci portiamo nel cuore. Adesso è introvabile, non la distribuiamo più, esaurita, è finita lì, però all'epoca fu un'operazione che ci diede molta soddisfazione da appassionati. Assolutamente. E avete anche intenzione magari di avere relazioni, oltre che con Dedali, che altri sviluppatori,
Wow, tanto c'è un leggero fischio dietro. No, avete magari intenzione di aprirvi anche ad altri sviluppatori di questa tipologia di generi in futuro? Sì, sì, noi diciamo, se c'è una cosa che facciamo incessantemente è quella di interfacciarci direttamente con gli sviluppatori, con i publisher europei e nordamericani, cerchiamo di pescare e di trovare perle laddove magari non si guarda abitualmente e ogni tanto viene fuori qualcosa di molto carino. Perfetto, quindi ti interessa un po' anche il fattore del crowdfunding e tutto quanto, considerando che comunque permette di lanciare inizialmente gli sviluppatori minori con progetti magari un po' atipici? Sì, quello è assolutamente una strada importante per gli sviluppatori indie, non l'unica. Teniamo d'occhio anche progetti che magari per errori di comunicazione o per, come dire, congiuntura non favorevole non riescono a raggiungere l'obiettivo, però laddove c'è una bontà di prodotto, insomma una qualità, noi entriamo in contatto con questi sviluppatori e cerchiamo di aiutarli. Boh, direi che è un bel progetto, nel senso, a me i giochi Data League piacciono, anche perché mi sono giocato volentierissimo i Deponia e per quanto mi riguarda, ripeto, Blackguards non mi è dispiaciuto affatto. Infatti secondo me è uno studio molto talentuoso, spero sinceramente che cresca ulteriormente, che faccia anche della roba un po' più massiccia a livello commerciale. È brutto, però diciamo a livello di vendite e cose varie si apre un pochettino di più, anche certo, perché le risorse iniziano ad avercele, quindi sì, hanno soprattutto le potenzialità dal punto di vista proprio qualitativo. Assolutamente. Va bene, quindi ti ringrazio per essere stato con noi, Adriano. Grazie a voi per l'ospitalità. Voi date un'occhiata a questi giochi, anche in particolare se amate le avventure grafiche e i titoli tattici che abbiano un minimo di complessità, dategli un occhio. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci guardato, ci vediamo al prossimo live, ciao! Grazie a voi e un saluto a tutti.